<laughs> Grazie. Uh, good evening, everyone. Uh, i will begin by apologizing for not speaking italian. i understand, but i can't express myself properly. so i will speak uh, english, that language that juncker said on friday was slowly declining. Um, it's important that we debate europe. it's important that we discuss europe. why? Okay, Perché possiamo essere tutti d'accordo eh, e c'è sempre stato un accordo eh, su qualunque stadio dell'Unione eh, del, del, dell Europea che, che aveva bisogno di riforme. Ma non è stato chiaro, eh, non è stato chiaro in che cosa dovevano essere d'accordo le persone, in quale riforma. E, e c'è sempre stata una divergenza su quello che fare per quanto riguarda l'Europa. È anche importante continuare a parlare, discutere e proporre idee sull'Europa, sulle istituzioni e sul suo design costituzionale, perché nessuno sa quando un'idea un particolare eh, avrà successo eh, e ci sarà accordo su questa. E quindi, eh, quindi, eh, quindi l'idea del, del Parlamento europeo nel 1970 ha avuto un'influenza sull'Unione europea. E, e, e per esempio le di Spinelli in quelle, in quelle idee, di Spinelli, quelle idee di Spinelli hanno trovato un successo nella nel, nel framework costituzionale dell'Europa. Però per me, quando si parla di Europa, bisogna sempre portare avere nel mente due, 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 eh, due condizioni. La prima, innanzitutto, è, è, è la, la profonda diversità dell'Europa. L'Europa è diversa per quanto riguarda lingue, culture, tradizioni, è, è diversa per quanto riguarda la sua esperienza storica, per quanto riguarda le sue istituzioni, per quanto riguarda le sue politiche e questa diversità è quello che rende l'Europa bella. Perché dico questo? Perché se fate un viaggio eh, durante, nella Route 66 negli Stati Uniti, in autostrada degli Stati Uniti, potete, essere, potete pensare di essere nello stesso posto, a questa, questa qualità di, di, di consistenza, di, di, di omogeneità e, e naturalmente gli Stati Uniti hanno forgiato eh, la, loro, la loro popolazione facendola diventare eh, L'America e, e, e l'Europa invece non deve perdere la sua diversità, perché se perde la sua diversità, perde la sua anima. Per cui direi che dobbiamo sempre assicurarci che i collegamenti che tengono uniti i, 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 i membri Stati, questi, queste corde che tengono uniti, non sono così, non sono, non sono così estretti da, da distruggerla. E abbiamo già l'esempio con la Brexit. La seconda caratteristica della DNA dell'Unione Europea, e questa è una caratteristica problematica, è quello che io chiamo la, 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 la trappola e, e, europea, eh, cosa, politica. Cosa voglio dire da questo? Nel 1988. Eh, alcuni scienziati politici hanno parlato di quello che la, la trappola delle, delle decisioni all'interno dell'Unione Europea. Questo a causa dei, dei vari stadi no? della, della costruzione Europe europea nazionale, e, e a livello di Stato e a livello di sovrastato. Ma nonostante tutte queste differenze, abbiamo abbiamo un, 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 uno statuto che ci permette di prendere queste decisioni e sappiamo anche che, che, che l'Unione Europea eh, cerca di trovare un'uscita da questa trappola di, di indecisione. L'Unione europea eh, ha, ha trovato eh, possibilità di, 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 di trovare un accordo eh, in, in maniera al, al di fuori di. di, 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 di Innanzitutto vi è la natura della politica all'interno dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha avuto più, eh, più successo nella politica costituzionale e di regolamentazione. Eh, quello che voglio dire è che ha generato trattati e regolamentazioni, particolarmente per quanto riguarda i mercati. Ma eh, è molto debole e, e fa molta fatica per quanto riguarda le politiche di redistribuzione. E abbiamo visto nella crisi dell'Eurozona che, che chi paga veramente mette in crisi l'Unione. E abbiamo visto, anche, abbiamo visto anche che per quanto riguarda la crisi dei rifugiati questa condivisione di, 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 di distribuzione, di, di sforzi è molto più difficile. Quindi eh, il problema è chi usa i, i, i soldi, chi usa, eh, chi usa le, le, le finanze pubbliche. E, questo, e questa è una parte della trappola politica. La seconda parte della, della trappola politica eh, riguarda il fatto che. Le, le politiche nazionali e le, polit le elezioni nazionali sono, hanno maggiore importanza, hanno una grande importanza. E, e quindi... Quelli che votano alle, nelle politiche nazionali, nelle elezioni nazionali non, non si rendono conto per esempio di, di quelle che sono le conseguenze esterne a, 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 agli stati nazionali, in un altro modo no, quest, questo sistema non, non, non risponde molto bene a quello che vogliono gli, gli elettori nazionali e questa è una delle trappole politiche, quindi dobbiamo disegnare queste, queste, queste istituzioni come dovremmo e anche questo sistema costituzionale come dovremmo però dobbiamo anche avere delle, delle maniere migliori di generare politica all'interno dell'Unione dell Europea, perché non si può avere democrazia senza politica, non si, si può istituzionare la politica. I, 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 i cittadini individuali la devono sentirla in un certo senso e quindi dobbiamo. Quindi viviamo in queste, con queste caratteristiche strutturali dell'Unione Europea, ma allo stesso tempo non dobbiamo disperarci. Se, eh, se avessi dovuto parlare l'anno scorso del futuro dell'Unione Europea sarei stato molto pessimista. Lo scorso anno, il 2016, è stato un anno molto difficile per l'Unione Europea. È stato l'anno in cui il, il possibile è diventato impossibile, in cui lo shock della Brexit lo shock, è, è stato seguito allo shock di Trump. Ma ci sono alcune maniere in cui la speranza e, e la storia possono fare rima nel 2017. Io predico che quest'anno sarà l'anno in cui si aprirà una finestra d'opportunità per l'Unione Europea per i prossimi cinque anni. Perché lo dico? Perché innanzitutto penso che ci sia stato un effetto molto profondo su tutti noi de della Brexit e di Trump e penso che Trump, e penso che Trump sia stata la cosa migliore che sia accaduta all'Unione Europea da molto tempo e ci ha ricordato come pericoloso sia il nostro mondo e come com com sia facile rompere istituzioni piuttosto di creare delle istituzioni e la seconda ragione per cui ho molta speranza è che... Quelli di noi in Europa che sentono che, 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 che l'Europa sia, nonostante i suoi conflitti e i suoi problemi, una, una cosa buona, è qualcosa che, che, che è importante a questo continente, che ha beneficiato questo continente e è, è anche in una certa maniera importante a livello globale. Gli europei si sono immediatamente, improvvisamente resi conto che questa cosa deve essere protetta. È, e durante la crisi dell'euro, eh, le persone hanno bruciato la bandiera europea. Eh, l'abbiamo visto a Roma, l'abbiamo visto a Londra dopo la, dopo la Brexit. Però abbiamo visto che, eh, che le persone hanno difeso però questa bandiera allo stesso tempo. Questa, questa bandiera è stata eh, portata dagli europei come, come un simbolo di essere europei. E questo è, è una cosa che non è stata parte in passato della storia dell'Europa. E poi infine c'è l'effetto di Macron. Perché Macron è così importante? Avrà molte difficoltà a governare la Francia, avrà molte difficoltà ad avere una maggioranza nell'Assemblea nazionale, ma quello che significa è che. E che almeno è restato l'avanzata la, 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 populista per il momento. questo è molto importante perché eh, se questo non fosse successo penso che avremmo avuto un circolo vizioso, europeo, un, un circolo vizioso in Europa piuttosto che un circo, che, che un, un, una, una, un, un circo a fuori dell'Europa. E per questo motivo penso che sia aperta una finestra d'opportunità. E perché uno in termini, di, in termini di, di, dei cittadini individuali in Europa abbiamo diritti ma pochi, pochi doveri e, e a meno che non pratichiamo questo diritto di cittadinanza in, in maniera positiva, allora quel diritto di cittadinanza è, è, è debole, è, è molto debole e fragile e quindi penso, penso che ci sia bisogno. Di, di, di proporre qualche livello in questo momento di tassazione diretta europea. E perché dico questo? Perché eh, mentre la rivoluzione americana è stata nessuna tassazione senza rappresentazione, in Europa abbiamo nessuna rappresentazione senza tassazione. E, e, quindi, e quindi il secondo punto è la relazione franco-tedesca. Abbiamo parlato molto della Germania questo pomeriggio. la Germania è stata una potenza egemone sola e reluttante e la Germania ha bisogno di un partner e la Francia con Macron può essere questo tipo di partner e possiamo vedere già gli elementi di un accordo dove la Germania può può lasciare qualcosa a livello fiscale, può esserci un ministro delle finanze post-Schäuble in, in, in cambio di un cambiamento all'interno della Francia. E Macron può, può fare forse questo per quanto riguarda la relazione tra la Francia e la Germania e lo vedremo nei prossimi cinque anni. C'è anche la necessità in questo periodo. C'è anche necessità di avere in questo momento un'attenzione rivolta verso l'Europea nel, nel vedere che l'Unione Europea e l'Eurozona non è stabile, e quindi bisogna vedere quanto c'è bisogno di questa Eurozona e come può essere governata. C'è bisogno quindi di una trasformazione incrementale più che una trasformazione bianco e nero. E, e la prima un passo per questa trasformazione è terminare l'unione bancaria. L'Unione Europea diventa molto debole se non c'è questa unione bancaria. E inoltre per quanto riguarda la connessione col, con la cittadinanza. Eh, quello che ci sarebbe stato bisogno durante la crisi eurozona era qualche tipo di sussidio di disoccupazione per i paesi in, eh, che, che hanno difficoltà. Un'ultima parola per quanto riguarda la costituzione istituz... oh. eh, vorrei finire col fatto che c'è una sfida di cui non stiamo parlando e cioè la... la, la eh, la, la possibilità di forze totalitarie. Vi sono governi in Europa che non, si, che non rispettano il, lo Stato di diritto, che non sarebbero accettati eh, all'interno dell'Unione dell Europea e, e che e indeboliscono i diritti dei loro cittadini. E, 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 e se l'Europa deve sopravvivere, sopravvivere deve affrontare queste forze autoritarie che stanno, che stanno avanzando eh, in, in Polonia. Per esempio, si stanno indebolendo questo, queste forze eh, a favore dell'Europa e l'Europa deve utilizzare tutti i suoi muscoli legali e finanziari, e finanziari, e finanziari per rendere deboli eh, queste, queste forze autoritarie, questi governi autoritari. Vorrei terminare con quello di cui ha parlato Fabrini, cioè la visione di. Della de, de de moneta e di Spinelli. Eh, parlando di una placca che guardavo su Monet era stato descritto come l'artesano dell'Europa, l'artigiano dell'Europa e penso che l'Europa abbia bisogno, se posso usare questa analogia, eh, Spinelli era un architetto, eh, l'Europa ha bisogno di architetti e di artigiani perché tu puoi progettare ma allo stesso tempo devi lavorare con materiale che hai in mano, per cui dire che di, di pensare che ci siano queste, queste, queste visioni in cui si può andare o verso la direzione di Monet o verso la direzione di, di Spinelli e bisogna invece avere bisogno di entrambi le visioni, sia Spinelli che, che, che Monet. Grazie.